L'iniziativa di oggi è un'iniziativa molto rilevante dell'Università di Palermo della Guardia di Finanza, poiché avvia un corso per il contrasto al racket e all'usura. E in questo senso la richiesta che viene all'Università di azioni concrete da parte delle amministrazioni vede la Regione in prima linea aver scelto in modo chiaro non solo attraverso il codice antimafia e anticorruzione, non solo attraverso il microcredito come misura di reazione all'usura, ma anche attraverso una presa di posizione chiara contro il racket, inserendo nel credito d'imposta una dichiarazione che l'imprenditore dovrà fare di non aver omesso di denunciare il fenomeno del racket nei 3 anni anteriori alla presentazione dell'istanza e comunque di impegnarsi a denunciare il racket durante il periodo di godimento del beneficio del credito d'imposta. Il credito d'imposta è una straordinaria opportunità per le imprese siciliane perché consente di compensare sino al 50% l'investimento con quello che è dovuto allo Stato come tributi. Questa grande opportunità l'imprenditore la deve poter scegliere anche in alternativa al racket, alla commistione con questo fenomeno devastante che purtroppo ammorba la Sicilia. L'imprenditore deve reagire al racket non solo in termini etici, non solo in termini di scelta civile, che è molto importante, ma anche in termini di convenienza economica. Allora noi vogliamo dare una convenienza economica all'imprenditore che sceglie di staccarsi dal racket. Lasciare il racket non sarà solo, ripeto, un dovere civico, ma sarà anche una grande opportunità, poiché chi non omette di rivolgersi al racket, rischia la revoca dell'intero finanziamento, quindi una catastrofe per un'impresa, poiché pensate un imprenditore che riceve 3 milioni di euro di credito d'imposta e li compensa, se si accerta che ha pagato il racket gli verranno dal fisco ripresi. Allora a quel punto comprendete bene che la scelta di rifiuto al racket è una scelta civile, ma diventa anche un'opportunità economica. Non conviene rivolgersi al racket. È soltanto, non soltanto moralmente riprovevole, ma anche economicamente sconveniente.